Santa messa per gli appartenenti alla Guardia di Finanza in occasione di San Matteo, patrono del corpo. Crotone, Chiesa dell'Immacolata, una celebrazione molto partecipata che ha registrato la presenza delle massime autorità militari, civili e religiose. Un giorno intriso di grandi valori, i valori che effettivamente ci legano al nostro patrono San Matteo. Fu Papa Pio XI a onorare la scelta dell'allora comandante generale stabilire San Matteo come il nostro patrono, e questo chiaramente coniuga la nostra fedeltà alle istituzioni e il nostro sostegno alle istituzioni con la fedele sequela di Cristo. Momento profondo di fede, spiritualità e condivisione. Penso che il servizio della Guardia di Finanza e di chi insieme con la Guardia di Finanza si dà da fare per il rispetto della legalità e della giustizia abbia a che fare con l'amore, perché la giustizia è la prima via dell'amore. E quindi lavorando per la giustizia si serve l'amore, si fa crescere un territorio. Per cui io penso che chi come i finanzieri rischiano la vita ogni giorno per la giustizia e la legalità lo possono fare per motivi di onestà, per motivi di dedizione, per amor di patria, ma l'esperienza cristiana aggiunge un ulteriore input. Chi lotta per la giustizia collabora con l'attività di Dio che rinnova ogni giorno l'universo.